Buonasera a tutti dal vostro grande Capitan Napoli e benvenuti in questo nuovo video. Appena terminato Verona-Brescia valevole per l'11ª giornata di Serie A e per le due tifoserie, anche se sono in due regioni diverse, Lombardia e Veneto è considerato un vero e proprio derby, è terminata con la vittoria degli Scaligi per 2-1 sul Brescia, con gol del vantaggio al 50esimo del secondo tempo di Salcedo, raddoppio all'81esimo di Pessina e nulla vale la corsa dei distanti all'85esimo con Mario Balotelli. In virtù di questo risultato, il Verona fa un grosso passo in classifica e non in Serie A, addirittura a 15 punti, mentre il Brescia rimane terzultimo con soli, attenzione, con solo 7 punti. Il Brescia, dopo questa sconfitta, viene da un po' di sconfitte consecutive, da 3 sconfitte consecutive. Il Verona, in un primo tempo, comunque, secondo il mio punto di vista, di sostanziale partita, una bella partita al 24 di Verona, dove le sue squadre si stanno affrontando a viso aperto, Lecce ha tenuto più a lungo il pallino del gioco nel primo tempo, ma sono stati gli ospiti più pericolosi, 2 linee colpiti per loro. Poi nel secondo tempo, al 50esimo, arriva il vantaggio del Verona con Salcedo, al quinto minuto del secondo tempo. L'ex primavera dell'Inter svetta dal mucchio in aria bresciana e di testa mette dentro un corner velenoso. Nel tentativo di cercare di pareggiare il Brescia, all'81esimo arriva il raddoppio del Verona con Pessina, Zaccagni sfonda a sinistra e cross basso per Pessina, cui sinistro radente un colpo da biliardo che non lascia scampo a Jorsen. Accorcia le distanze il Brescia con Balotelli, Romulo invita al tiro centralmente Balotelli che infila un meraviglioso a destra a giro alle spalle di Silvestri. Il Brescia accorcia le distanze dopo aver rischiato il colpo del 3-0. Nel finale, per protesta, viene anche espulso Mate, finisce così il Verona batte 2-1 a Brescia. Secondo me è una vittoria del Verona sostanzialmente meritata. Mettete un bel like a questo video, chi non si è ancora iscritto al mio canale, iscrivetevi al mio canale. Auguro una buona serata dal vostro grande Capitan Napoli, ciao a tutti.